Cari telespettatori di Fano TV, buonasera e benvenuti a questo speciale approfondimento dedicato all'orto naturale. Vi vado subito a presentare l'ospite, l'esperta di questa sera, nonché titolare di Reginiere Verde Garden, Luana Regini. Buonasera, Luana. Buonasera, buonasera. Partiamo subito dal tuo concetto di orto. Sì, il mio concetto di orto è un orto molto naturale e sono dell'idea che è un orto coltivato per il proprio sostentamento, quindi per la propria famiglia, non va assolutamente concimato. Quindi dal 2011 ho iniziato questa ricerca di poter produrre un orto per me, per noi, per la nostra famiglia, in maniera del tutto naturale e questo ho visto che è riuscito benissimo. Quindi l'intento della nostra azienda è di divulgare questo metodo di coltivazione. Dunque, la cura delle piante è affidato semplicemente alla natura. Vogliamo vedere anche Sì. un'immagine insieme? Questo è proprio il tuo orto. Questo è proprio il mio orto, è una parte, questo è quello di casa dove ho coltivato le fragole che vanno sempre coltivate da sole e sono molto generose perché poi producono per 3 anni, quindi una volta piantate per 3 anni siamo a posto. Certo. E poi la costruzione dell'orto sempre con il sistema delle consociazioni e di tanti fiori, e consociazioni che si aiutano, ortaggi che si aiutano tra di loro a mantenersi sempre e fruttificare in modo naturale, senza supporto chimico. Prima di andare avanti parliamo anche della vostra passione. Infatti avete organizzato già anche dei corsi, delle presentazioni sempre riferite alle erbe e altri poi ne organizzerete. Sì, abbiamo la fortuna di avere questo campo proprio lì al Garden, dove non è stato coltivato niente non è stato messo niente di chimico da 20 anni. E il fatto di aver avuto quest'orto da 7 anni naturale ha fatto sì che i semi si divulgassero anche di erbe spontanee, di cose naturali e quindi abbiamo fatto raccogliere le nostre erbe di campo e abbiamo avuto un successo enorme. Abbiamo visto le persone che si sono veramente ossigenate e divertite. Ecco, qua vediamo invece i frutti. I frutti, questa è una coltivazione di zucche che ho fatto qualche anno fa ed è stata una bella soddisfazione. Certo, poi raccoglierli, Sì, insomma, come è vedete, piacevole. di erbacce, cosiddette erbacce, ce ne sono tante che per me non lo sono perché poi io raccolgo anche l'erba in mezzo agli ortaggi da cucinare, quindi erba di campo. Quindi è la biodiversità che aiuta ad andare avanti da sola. Assolutamente sì, non dobbiamo togliere tutto quello che riteniamo inutile con il concetto d'orto di una volta, no? Che l'orto andava perfettamente pulito, che richiedeva un sacco di tempo e non Un po' di è così, concime, un po' di insomma, sarà. concime, qualcosa di chimico perché almeno è il frutto più bello. No, non è quello il concetto, lo lasciamo andare per conto suo. Commentiamo ancora insieme qualche altra fotografia. Eccoli qua, lo stesso, Questo è il dicevamo. raccolto dell'anno scorso, il primo raccolto. Quindi Ah, c'è il un po' di tutto, primo. proprio il primo raccolto che ho fotografato, ravanelli, insalate, perché le prime insalate sono comunque la riccia, la canasta e le bietole, questo Certo. era uno dei primi raccolti. Ecco, Ecco, qua già espandiamo il nostro discorso. questo è proprio questo il mio concetto di orto, di inserire tanti fiori perché poi attirano le farfalle, attirano le api che sono fondamentali per il nostro futuro, non solo, Certo. insomma. Fiori E eduli, quindi anche fiori eduli, commestibili. commestibili, questi sono tutti commestibili, dalle composite alla scabbiosa, questi la malva e delle violette. Quindi Sì. Quindi questi tutti raccolti nell'orto. calendule, galinella, insomma, Sì, abbiamo un tutto. La po'. gallinella, sì, la scabbiosa. Brava. Ecco. Ok, proseguiamo, proseguiamo. Quanto è grande il vostro orto? Allora, il terreno è più grande logicamente dell'orto, ma al Garden realizziamo un orto di 100 metri quadri. Ma 100 che metri grandezza! quadri, costruiamo dei bancali che sono più o meno 1 metro, 1,20 m, lunghi 4. E costruiti col metodo delle consociazioni e con impianto di irrigazione,
perché l'acqua è un bene prezioso, quindi non va sprecato. E quindi con una piccola centralina diamo l'acqua all'orto, così ci elimina il problema del tempo e non disperdiamo un bene prezioso. Certo. Ok, qua che cosa abbiamo invece? Sempre fragole, Ah, sì, fragole su. Quindi che sempre vanno nello messe da sole perché storto. sono stolonifere, quindi invaderebbero un po' gli altri. La Certo. borragine che è molti la considerano un infestante, io la considero un bene prezioso. E quindi proprio il contrario. No, Sono vabbè, informazioni comunque, anche utili. È questa è una una zuppa. zuppa realizzata con la raccolta dei porri e poi, vabbè, avena e fiori di salvia. Questa Ecco, vedi. invece è una zuppa di erbe di campo, quindi un po' amara, però comunque buona. E È una quello bella che immagine. una bella immagine del garden con delle salvie da fiore, lì è sempre pieno pieno di api quando sono in Ecco, fiore. perché appunto E questi, cioè insomma, si aiutano, spieghiamo bene anche se, questo concetto dei fiori, gli animali, oppure i parassiti che possono sì, essere i fiori sono eliminati. fondamentali proprio perché attirano gli insetti utili dell'orto, del giardino, per poi catturare tutti i parassiti che sono quelli che danneggiano di Certo. più insomma, Quindi il nostro evitiamo il raccolto. concime, anche no? La vecchia Evitiamo il idea dei concime. nonni, dei bisnonni, Evitiamo di mettere assolutamente il sempre quel qualcosa in concime, più. sì, evitiamo assolutamente il concime, anche per le lumache ci sono dei rimedi come la cenere, oppure che poi la cenere aiuta anche a portare delle sostanze nutritive all'orto, oppure la paglia. Tornando alle lumache, esistono dei rimedi biologici comunque validi come il feramol, cioè come sostanze che danno nutrimento alla pianta e invece fanno danno alle Certo, lumache. è importante quindi anche la scelta del seme, fare una giusta selezione. Assolutamente importante la scelta del seme. Noi abbiamo un'azienda che ci fornisce gli ortaggi, un'azienda che è attenta alla tradizione e soprattutto all'innovazione, quindi produce un seme che fruttifica tanto, però non ha nessun intervento chimico. Ok, andiamo avanti con le fotografie che ci hai Sì, portato, così qui abbiamo almeno delle riusciamo a far quisetto, capire meglio anche illustrando queste immagini. Prego. qui abbiamo delle quisetto e questo è proprio molto selvatico, no? Perché Sì, poi in sì. mezzo c'è della rucola, ci sono dei fiori, Insomma, l'erba diverse cavallina. cose. Ecco, a me piace tantissimo andare per boschi, quindi C'è è tanta un biodiversità anche sul Nerone. Nerone, penso che sia un bene che veramente dobbiamo considerare e salvaguardare perché non è una biodiversità incredibile e vi invito a fare una bella passeggiata in questo periodo perché oltre i 1000 metri troverete l'aglio orsino ed era quella foto spettacolare. Che Guarda con abbiamo che forza visto. cresce. Sì, eccola qua, eccola qua. Ok. Sì. E poi allora andiamo avanti, anche qui insomma tutte immagini che si Sì, riferiscono dei boschi ai su boschi. in alto. Nei nostri monti, viste È importante anche saperle magari meravigliose. riconoscerle, quindi no, anche seguire i vostri consigli, i vostri corsi o presentazioni, può essere davvero utile. Assolutamente non raccogliete tutto e poi quello che mi raccomando, se andate per boschi, non strappate le radici, Ah, soprattutto fondamentale. se Posizionare il tutto in un cestino di sì. vimini, se possibile, così Esatto. come si fa Con i con i funghi. funghi, uguale. E poi una volta a casa selezionarle, guardarle, saperle riconoscere e quindi con attenzione guardare che cosa si mangia. Ecco, questo è il raccolto. Dopo una bella passeggiata, Una quindi si bella unisce e saluta, ecco passeggiata. con tua sorella, ovviamente che siete Sì, al questo lavoro. era l'orto in cassetta che abbiamo costruito diversi anni fa e quindi anche chi non ha terreno, però ha uno spazio esterno, anche pavimentato, può costruire tranquillamente dei Eccoli. cassettoni
perché gli ortaggi estivi non hanno bisogno di una profondità estrema, anzi, proprio il terreno dell'orto va lavorato in superficie e non in profondità. Sempre Quindi il contrario. E anche qui, frutti, insomma, il qui c'è del raccolto. topinambur Ecco, il e. topinambur lo stesso, parliamo anche di questo perché sicuramente è uno che non ha bisogno di attenzione, perché una volta Assolutamente. piantato, anzi, no, si riproduce da solo, insomma, poi ha tantissime proprietà, vitamine, fa bene per la salute, A, B, C, D, insomma, so che ricordo che ce ne sono Sì, davvero tante, anche veramente noi lo tanti. abbiamo, quindi lo conosco bene, Sì. si può cucinare in tantissimi modi e quindi Sì. basta sapere, no, esattamente quando è il momento di piantarlo Adesso si può piantare. e In questo quindi è il momento si periodo pianta, perfetto. fiorisce a settembre, lo riconosciamo perché ha questi fiori altissimi gialli Sì, il carciofo di e, Gerusalemme, no? Lo sì. chiamavano, quindi. Ed è questo tubero commestibile, insomma, interessante da cucinare sia per zuppe che per altro. Certo. Ecco, e qui proprio il concetto che stavi esprimendo prima. Sì, attirare il più possibile gli insetti impollinatori o gli insetti che comunque ci aiutano a mantenere un orto sano. Ecco, che è fondamentale. E anche qui, Scabiosa, insomma, siamo sì, sempre a questi commestibile. fiori eduli e una bella distesa Di di fiori. Di fiori. Che fiori, un cosa altro. riconosciamo qua? Oh, qui c'è l'altea, c'è il fiore di carota. Ecco. Ci sono i coreopsis, ci sono delle margherite, Che oltre quindi a belli da vedere, no? sì, Sono molto anche belli. buoni. Poi una cosa sì, fondamentale vicino all'orto, chi ha la possibilità è appunto seminare un prato fiorito, sia per il piacere, no, della vista che anche per questo concetto di attirare il più possibile gli insetti. Che è sempre piacevole. Sì. Ancora qua un po' di verdura. Sì, melanzane, quindi solanacee, che preferiscono quasi sempre stare da sole. Le melanzane Sono in non vogliono solitudine. uscire. Vabbè. E qui invece? Ah, qui siamo io e mia sorella che stiamo facendo l'orto di casa e stiamo coltivando, mettendo dei teli perché lì volevamo mettere Quindi il delle. lavoro insomma, maggiore è all'inizio, È poi si all'inizio. lascia fare proprio il corso della natura. E all'inizio, ecco, qui c'è un tutore particolare in ferro perché non mi La piace plastica non va bene? utilizzare, non mi Meglio di piace no. utilizzare la plastica perché poi la plastica comunque si deteriora, si disperde nell'ambiente, quindi cerchiamo di mantenerla lontana, come succede per i mari, succede per la terra. Certo. E anche qui. Questa è una selezione di piantine che noi abbiamo al garden. E andiamo ancora avanti, anche qua il E lavoro. questo era uno dei corsi sull'orto, dove noi facciamo lavorare giustamente perché l'orto Quindi si è viene un po' comodi fatica. in tuta, ci si Sì. sporca le mani, come si Ci si dice. sporca E le beh, è mani, giusto anche eh perché sì. bisogna mettere poi in pratica, no? Quello che spiegate Assolutamente all'inizio, quindi anche per far capire meglio. Anche qua, stessi esempi sì. dei vostri corsi. Ci dovrebbe essere ancora qualche Sì. altra foto. Ci sono anche più giovani? Sono interessati? Perché sai, se non si tramandano queste cose, poi è difficile, Sì, allora insomma, questa è insegnarle. veramente una cosa molto simpatica perché poi i bambini li facciamo piantare all'interno di un vaso, sempre con le consociazioni, quindi mettiamo insieme tre ortaggi che si aiutano a vicenda e poi loro se ne vanno fieri con questo vaso Sì, e immagino. pronti a mantenerlo e a vedere i frutti. Certo, anche qua, ah, ecco, vedi, qui Questo abbiamo era sempre l'orto tutto in un insieme. cassetta e queste zucche sono sempre molto generose. Certo, anche qui loro al lavoro. Lavoriamo, qui Ancora. lavoriamo. Ne avete fatti ultimamente? Anche della potatura degli ulivi ho Sì, visto, sono interessanti qualcosa, sì. Ecco, perché almeno si qui sa come esattamente potete come nominare vedere, le piante. in testa e in coda dei bancali ci sono sempre o fiori o comunque aromatiche che aiutano gli ortaggi a mantenersi. Quindi Certo, che è fondamentale. elicrisio, basilico, nasturzio, tutti fiori che aiutano a
dare questi frutti. Ad esempio, l'astuzia e il pomodoro stanno benissimo insieme. Quindi basta sapere questi concetti elementari per Esatto. poi dar vita al proprio orto e Esatto. lì, insomma, con pochi gesti si Perlomeno la riesce a mia far esperienza è tutto. questa. Certo, Poi certo. Ravanelli dell'anno scorso, che erano E giganti. sono anche qua, E insomma, anche quindi. qui, questo invece è un orto realizzato in città, in una città qui vicina, e anche qui abbiamo fatto un piccolo orto che i clienti mi hanno detto che è andato tantissimo. L'insalata andrà rinnovata, però poi una vite di confine, Ecco questa quello sempre che. fatta in città. Quindi è possibile farlo anche in città, a È differenza, no, di possibile quello farlo che in si pensa, terrazzo? meglio Possibile? evitare. No, si può No. fare. Anche qui, insomma, Sì. tutti quelli del corso, eccetera. Ecco. Tagete e iceberg, insalata Un iceberg, che è connubio una, perfetto. sì, abbastanza, perché è un'insalata che in estate non teme il caldo, quindi Quindi funziona. perfetta per questa stagione. E le mie erbe? Queste sono nel nostro campo. Ecco. Le primule, che sono commestibili, queste le trovate su nei nostri monti, nell'Appennino, l'ultimo corso che abbiamo fatto. Belle foto, insomma, c'è una bella zona verde giustamente nel vostro E garden. questo basta E qui. vedere, insomma, Quello cosa che si può trovare sono. anche Sì. nei propri giardini, soprattutto per chi abita anche in campagna. Soprattutto per chi abita in campagna, perché non raccogliete mai le erbe di campo sulle strade oppure vicino a zone molto trattate, quindi campi di Ed è anche grano. facile riconoscerle. È facile, non bisogna raccogliere tutto, è sufficiente anche conoscerne tre, le più comuni, Sì. asparagine, cicoria e crispino, e accontentarsi di quelle. Poi, Per mangiare pian piano, qualcosa di sano, perché dobbiamo parlare esatto. anche di questo, no? Parlando di Esatto. biodiversità, vuol dire anche, significa volerci bene e far bene alla Sì. nostra Questi salute, quindi tenerci un po' riguardati. Questi li sono di siamo su. Lucaneve e siamo su l'anno scorso. Siamo su un po' più in alta quota. Ah, questa immagine, non penso tu sia fano. No, sono in India e in tutti i miei viaggi. Per me anche andare al Nerone è un viaggio, quindi, però tutti i viaggi che faccio cerco sempre di entrare nel contesto sociale, e quindi mi piace vedere come si vive in Certo. una. Anche Qui sono delle queste ghirlande, lì. giusto? Qui sì, qui stavo realizzando delle ghirlande in un mercato in India. Quindi per Quindi conoscere i un po', fare profumi, esperienze, sì, tutto quello esatto. che ti dà a vivere a contatto diretto con la gente, è questo il viaggio, no? E poi portarsi a casa e anche solo portare a casa il profumo è quello che conta. Tanto, Beh, si può imparare moltissimo con i viaggi, come tanto. dicevi tu, magari anche qua a pochi chilometri, Sì. però è importante girare, viaggiare, conoscere, apprendere anche nuove cose, perché Sì, noi abbiamo un bel patrimonio qui, quindi, cioè, senza strappare le piante certo, sul quindi territorio, magari poi tutelarle. tutelarle e piantarsi a casa, insomma, la Santoreggia, che ce n'è tanta, e semplicemente cose semplici che poi possiamo mettere nel terrazzo, anche, no, gli aromi Sì. e le aromatiche, e cercare di avere un cibo diverso. Non poteva mancare un selfie. No, è vero, questo dopo la fatica bisogna sempre farne un Meritato, selfie. giusto, ci sta. E chiudiamo con questa immagine, bellissima, Sì, è un'insalata fuori. insalata d'orto con un miscuglio di insalate raccolte nel campo e fiori eduli, Bellissimo, insomma, quindi è sempre possibile. spontanei. Basta semplicemente, ecco, come dicevamo prima, seguire qualche consiglio e poi metterle in pratica. Io vorrei tenere, ecco, di sfondo anche questa immagine con tua sorella, perché insomma traspare proprio tutta la passione che avete per il Sì. Sì. vostro lavoro. E parliamo anche invece del corso che si terrà il 22 aprile, è dedicato proprio a quest'orto naturale, dove darete tutti i consigli, ovviamente.
costruiremo insieme questo orto di 100 metri quadri. Quindi anche qui mettetevi in tuta, mi raccomando, mettetevi sì, comodi. Si lavorerà da che ora? Dalle 3 del pomeriggio. Ecco, mi raccomando di iscriversi, perché insomma ci teniamo a sapere quante persone sono interessate. Per organizzarvi, sì, anche. Perfetto, allora vi do anche il numero di telefono, che è lo 0721 855 095. E quindi, come dicevamo, un abbigliamento un po' comodo, farete vedere esattamente come bisogna realizzare questo orto, partendo dalle piantine, dal seme? Si parte proprio dalla base? Partendo dalle piantine già cresciute. Perfetto. Qualcosa semineremo, però invece altre saranno già piantine con la terra. Presenteremo un progetto di orto, quindi che cosa vuol dire progettare un orto? Perché poi non tutte le famiglie hanno le stesse esigenze. Certo. Quindi noi progetteremo il nostro, faremo vedere come progettiamo il nostro orto, quindi come costruiamo i bancali, come collocare un orto è fondamentale in base al sole e l'ubicazione reale dell'orto, e quindi costruiremo insieme in base ad un progetto quello che è 100 metri quadri d'orto. Saranno 3 ore di lavoro, costruiamo dei gruppi, quindi faremo una piccola parte teorica e poi tutti al lavoro. Faremo vedere come piantare sia gli ortaggi che i fiori, sì, e poi che cosa inseriamo nelle piantine per far sì che abbiano un attecchimento giusto. Quindi useremo dei micorize e useremo dello stallatico per dare azoto alle piante e per tenere lontano i parassiti. Anche in questo caso potranno partecipare i giovani? Allora, i bambini sono i benvenuti e saranno seguiti da un nostro tutor, e loro si porteranno a casa il loro vasetto con le consociazioni. Quindi si divertiranno, porteranno a casa anche un premio. Porteranno a casa questo vasetto che dovranno mantenere. Certo, quello è l'impegno, l'obiettivo è quello. Giustamente. Sì. Allora, ricordiamo anche che Reginiere Verde Garden si ritrova in località Chiaruccia, sì, quindi facile arrivare all'uscita della superstrada sud. C'è un ampio parcheggio, quindi anche lì il problema non sussiste. Ecco, l'importante è prenotare. Vorrei anche dirvi che se volete seguire tutti questi corsi, queste presentazioni ed eventi che organizzano, potete visitare sia il sito che i social. La pagina Facebook, sì. Pagina Facebook Reginiere Verde Garden. E il sito web. Sì. Il sito www.reverde.it. Mi raccomando, partecipate numerosi, anche perché sono iniziative importanti per imparare, per conoscere, per trasmetterle anche ai nostri figli, giusto? Sì, il nostro concetto è questo, di vivere in maniera naturale il più possibile. E sana soprattutto. Quindi mangiare sano, se si fa un orto in casa, assolutamente non usate componenti chimici. Quindi un orto al 100% naturale, sì, perché è possibile, e appunto il 22 di aprile potrete capire il perché, come funziona. Ricordiamo, un corso assolutamente gratuito. Grazie per il lavoro, sì, che svolgete, grazie Luana per essere stata con grazie noi. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Buona serata anche a tutti i nostri telespettatori di Fano TV. Arrivederci.